Siamo con Coach Piscopo della Engle Italy. Coach, stasera un 3-1 che ci ha tenuto tutti col fiato sospeso, una gara veramente combattuta, vibrante, che però alla fine vi ha visto vincenti. Sì, è stata una bella partita, le ragazze hanno giocato bene, concentrate, chi è stata chiamata in causa ha fatto una buona gara, quindi volevo fare complimenti innanzitutto a chi è subentrata perché si è fatta trovare pronta e sono contento di questo risultato che ci dà ancora ossigeno, speranza per affrontare poi l'Aversa in casa allo scontro diretto con una posizione ancora importante. Ecco, penso che il momento clou sia stato quando, diciamo, lei è entrata la donna, che si può dire che abbia cambiato il volto dell'incontro. Roberta è una bravissima palleggiatrice, fa parte della Engle Italy Ruota Volley, quindi è una nostra giocatrice e ogni volta che gioca ci dà quel pizzico di importanza in più rispetto alla Tenza che purtroppo è giovane e quindi subisce un po' le pressioni, però sono due brave palleggiatrici, noi non abbiamo né titolari né riserve per quanto riguarda questo ruolo qua, a volte va bene, a volte va male, quindi le usiamo tutte e due, però io farei un complimento a tutta la squadra perché anche la stessa Iannone che è entrata, ha difeso tanto, è stata brava in attacco, Castiello che entra ogni volta dietro a darci una mano in difesa, anche Gritto che ha giocato nonostante non si allena da 3 settimane, fa soltanto la partita, quindi ogni volta dobbiamo schierare queste persone che fanno sacrifici per lottare ancora, quindi significa che queste persone ci tengono a questa squadra, a questa maglietta e lottano per questo paese. Ok, adesso c'è la pausa pasquale, un po' di riposo, si scarica un po' la tensione e poi si riprende con il rush finale, 6 incontri che possono davvero determinare la stagione per la Ingli. Dopo questa partita come battuta vicino al mio secondo ho detto adesso ci vediamo tra una settimana perché la tensione di questa partita ci ha messo veramente tanto stress addosso. Però purtroppo noi partiamo subito lunedì ancora, facendo un richiamo di forza, pesi, perché la nostra speranza è andare lontano e quindi dobbiamo mettere un po' di energia nei muscoli, un po' di benzina e quindi lavoriamo. Ecco, scusami se mi permetto, però sembra che il carattere e la voglia, la rota, almeno stasera si è visto che ha messo in campo la propria determinazione, quindi penso che il carattere e la voglia c'è di arrivare a questi playoff. Io conosco la mia squadra, quando mi dicono che non abbiamo carattere, non giochiamo bene, questa è una squadra che si allena benissimo ogni giorno, tirando sempre al massimo ogni allenamento, quindi le persone che parlano da fuori dicendo che noi siamo in calo atletico, siamo in calo, non abbiamo personalità, io sorrido, accetto le critiche, accetto tutto, però conosco bene queste ragazze, queste venderanno cara la loro pelle e sono curioso di andare allo scontro diretto con Aversa magari con questa distanza. Sarebbero i 2 punti che ci sono adesso, quindi contro Aversa la gara sarà scoppiettante. Sarà una bella partita, sicuramente ci giocheremo i playoff. Io dico alla squadra sempre è meglio giocarsi il primo e il secondo posto, in questo caso il secondo e terzo posto, piuttosto che l'ultimo e il penultimo. Hanno sicuramente lo stesso agonismo, però comunque con una mentalità vincente è più bello giocarsi un secondo e un terzo posto. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, il Presidente ci sta vicino, la società ci sta vicino, ci stanno mettendo a nostro agio, noi ci alleniamo, l'importante poi alla fine è avere la coscienza a posto.